Mi permetto garbatamente di contestare l'impostazione che si dà alla questione quando si parla di credibilità rispetto all'Europa, come se essa credibilità fosse imprescindibile, fosse una sorta di divinità alla quale piegarsi. Chi ha deciso che dobbiamo essere credibili rispetto all'Europa e che cos'è l'Europa? Una specie di divinità sacra alla quale dobbiamo piegarci. L'Italia deve essere anzitutto credibile rispetto ai suoi cittadini, rispetto al suo popolo, rispetto alla sua tradizione. Credo che in quanto a materia di cultura e di questioni politiche e sociali l'Italia non abbia veramente nulla da apprendere dagli altri popoli. In particolare ricordiamoci che siamo il paese con il sistema sanitario storicamente più efficace, siamo il paese col sistema scolastico migliore, il liceo classico di Giovanni Gentile per intenderci. Che non c'è più, però. Siamo, no, per ora c'è ancora il liceo classico, stanno operando non senza Gentile. Profitto per distruggerlo, convengo con lei, però tuttavia mi si lasci dire che è stato il fulcro della civiltà italiana nel Novecento, il liceo classico, e così via. Quindi prima di piegarci supinamente all'Europa, specie quando l'Europa ci impone cose assurde come l'introduzione di maggiore inglese nelle scuole, di maggiore finanza, come è avvenuto ad esempio in Spagna, per intenderci, credo che si debba ponderare. Va bene quando l'Europa ci dà suggerimenti utili ed efficaci, benissimo, ma quando ci impone questioni del tutto non accettabili rispetto alla nostra storia, alla nostra tenuta come Stato nazionale, credo che abbiamo tutto il diritto di respingere al mittente. In particolare mi si lasci anche dire che è giustissimo lottare contro gli sprechi, ci mancherebbe, e tuttavia oggi non deve sfuggire come dietro la parola sprechi si nasconde in verità una precisa politica neoliberista di tagli della spesa pubblica. E dice, tagli indiscriminati. Sì, dietro la parola welfare. Sprechi sta di fatto sempre più spesso la parola eliminazione lineare dei diritti sociali, chiamano sprechi i diritti fondamentali delle persone, i diritti sociali, la sanità, l'istruzione garantita, i fondamenti etici dello Stato. Se lasciamo in mano tutto lo Stato a queste politiche irrispettose, irresponsabili, finiremo per perdere tutte le conquiste sociali fondamentali del Novecento. Allora, scusate, aspetti, no.